Hola, buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Mr. Camarium. Questa sera ci andiamo a divertire e mangiamo pizza. Domani cominciamo giornata di intrattenimento. Organizzato una specie di, come si dice, campo estivo familiare. A domani, buona giornata. Niente. Fa ancora più in aria, fai con le mani così. Più in aria? Sì. Addosso, no! Vittima di una bomba e di Coca-Cola. Vedi, le guerre non sono buone, vedi, sì, si muore con le guerre. We'll be right back.
A questo punto vi mostro come ho realizzato la bottiglia per fare il giochino del razzo ad alcol. Cioè, praticamente ho preso una bottiglia già pronta, tipo Powerade o anche quelle che si vendono a discount. L'importante è che abbia questo sistema qua, questo qui con il tappeto bianco. Allora, basta prendere solo una forbice e tagliare alla base il tappo che non ci serve. Il foro, questo qui, è della giusta misura che ci serve per realizzare il nostro razzo, perché se il foro ha un'apertura troppo ampia, permette di entrare ossigeno. Questo darebbe fuoco alla bottiglia. Se è troppo sottile, la pressione sarebbe insufficiente per avere una buona velocità. Questo qui invece è perfetto. Questo Mischbeifuss sono 5 mm il foro, più o meno. Allora, come dobbiamo procedere? Avete visto nel video, mettete l'alcol, agitate fortemente la bottiglia in modo che i vapori dell'alcol possano riempire tutta la bottiglia, perché il trucco, diciamo così, sta tutto nei vapori, non tanto nella quantità di alcol. Poi con l'accendino andiamo via a gioco. Allora, facciamo sempre con la mano sinistra in modo che l'alcol non sia presente sulla mano dove utilizzeremo l'accendino, quindi mano sinistra agitate la bottiglia e con la destra accendete con l'uso dell'accendino. L'accendino da utilizzare, usate un accendino a canna lunga, oppure se lo sapete fare come ho fatto io, ho utilizzato un accendino classico, ho modificato la valvola e gli ho dato maggior pressione, in questo modo ho la fiamma più alta e sto più distante dall'accensione dei vapori dell'alcol. Questo perché? Perché al momento in cui la bottiglia parte, all'interno della bottiglia si formerà una temperatura molto alta che può comportare un'ustione della pelle. Infatti io all'inizio sto fatto non lo sapevo e mi sono ustionato all'interno del dito. Fortunatamente a mio nipote non si è fatto niente, perché le prime prove le ho fatte io e poi successivamente abbiamo fatto sta modifica dell'accendino. Ok, quindi vi auguro un buon divertimento, mi raccomando non fatevi male. E alla fine del video, se vi è piaciuto questa giornata, rimanete un like, condividete il video e iscrivetevi al mio canale. Spero di arrivare almeno a 1000 iscritti, così potrò anch'io entrare all'interno del, come si chiama, il partnership. Ok, buona giornata a tutti.